Grazie dell'invito e sarò breve, nel senso che l'assessore allo sport e vice sindaco Daniele Chiotti, insomma, ha ben coniugato tutti quelli che sono gli aspetti che legano l'amministrazione comunale con le associazioni, in questo caso con le associazioni sportive del calcio. È un gioco di squadra, nel senso che le cose funzionano come nella squadra del calcio anche nella città. Cittadini, sportivi, ragazzi, amministrazione comunale, CONI e tutti quelli che sono i protagonisti di una squadra vincente funziona finché c'è un buon clima, quindi bisogna mantenere il clima. Certo, prima è stato anticipato che abbiamo delle strutture sportive in città che sono sicuramente da manutentare, da salvaguardare, da implementare, e quindi anche in consiglio comunale, porto anche i saluti del Consiglio Comunale, e è stata fatta una commissione, abbiamo istituito una commissione di controllo per quanto riguarda gli impianti sportivi, dove fa parte opposizione, minoranza e maggioranza amministrazione, perché sempre nel cuore del gioco di squadra le cose funzionano quando ci si coinvolge tutti. Ecco, con l'auspicio che la qualità del nostro lavoro sia quella legata al buon clima per un buon esito dei risultati, questo è l'auspicio che ci sia anche per la squadra, per i giovani e per le partite che dovete fare. È vero che lo scopo è quello di vincere, però il motivo perché facciamo le cose è perché ci diamo un senso, quello dell'educazione dei ragazzi, della crescita, della salvaguardia dei nostri ragazzi che invece di che lasciati in calle vengono affidati a dei genitori, dei dirigenti, dei responsabili che li possono educare affinché nella vita capiscono quello che vuol dire dedizione, passione, sacrificio e anche soddisfazione. Quindi buona soddisfazione a tutti, grazie.